Allora, dopo aver passato perquisizioni incredibili con fucile puntato, incroci pattugliati da soldati che ci intimavano di non passare perché le strade non erano sicure, ci siamo veramente spaventati. Tutto questo a Malpe nel nord del Camerun. Dopo tutto questo il Camerun è completamente cambiato, perché dopo la parte nord, da Malpe verso sud, spettacolare. Ora siamo in direzione Yaoundé. È bellissimo, la gente è tranquillissima, si mangia bene. E la mira del posto, la 33, dovrà aiutarci a rispondere a numerose questioni. La prima è: cambiamo o non cambiamo le gomme? Oh, che palle! La seconda cosa importantissima. Andiamo a vedere. Aspetta, le seconda... Dopo la doccia tireremo sui i miei capelli e bisogna effettuare un taglio laterale indietro per cercare di sgonfiare tutto questo. Va bene, io vado per riprendere le nostre motorette. No, è tutto dritto.